ringrazio veramente il padre e la professoressa per l'organizzazione e il dono che ci fanno di questa mostra. Io l'ho autorizzata, ma non pensavo che fosse così ricca e così specifica nel presentare volumi splendidi, pergamene, foto di pergamene custodite gelosamente nei musei. Che cosa attesta tutto questo? Lo accennava il padre all'inizio. La grande attenzione della Chiesa, del popolo cristiano, per il testo sacro. Prezioso, costoso, avere centinaia di metri di pergamene significa aver investito in lavoro e in scrittura per anni ed anni. E venivano custoditi gelosamente. Noi oggi vediamo, e io sono innamorato di queste cose, e seguirò personalmente, mi farò aiutare in una visita particolare, lo dico ecco, magari con i seminaristi del seminario, perché sono anche da un punto di vista estetico opere splendide, però sono libri freddi. Quello che la mostra ci attesta è l'amore del popolo cristiano per la parola di Dio, che deve diventare intimidito. Più volte nella scrittura ai profeti viene fatta fare questa esperienza di mangiare il rotolo, no? Alcune volte era dolce all'inizio, amaro alla fine, altre volte era amaro alla fine, perché la parola dell'amaro all'inizio, la parola di Dio è sempre impegnativa e ci mette in discussione, ma poi diventava dolce e credo. Ecco, io vorrei che da questa mostra ciascuno di noi porti l'impegno di innamorarsi della parola di Dio. Perché, ci dice Andrea Verbum, citando una frase estremamente impegnativa di San Girolamo, frase che è arrivata alla quinta o sesta formulazione del testo, l'ignoranza delle scritture, antico e nuovo testamento, è ignoranza di Cristo. Credo che se chiedessi alla maggior parte di noi, sopporteremmo l'ignoranza di Cristo? E diremmo no, altrimenti che cristiani siamo. E allora dobbiamo diventare ruminatori della parola di Dio. La dottoressa potrà aiutarci a capire come in ebraico non ci sono concetti astratti, è difficile per l'ebreo. E quando si dice nel Salmo, beato l'uomo che medita la parola di Dio giorno e notte, meditare è espresso con il termine ruminare. E se mi permettete, così giochiamo un pochino, no? Chi sono i ruminanti? Sono quegli animali, vi ricordo in terza elementare ci veniva spiegato, che hanno un doppio stomaco. Nel primo ingurgitano male di erba, tanto che lievitano piano piano. Ed è la prima operazione. Però se si fermassero lì, e questo vale anche per i conoscitori della Sacra Scrittura, mettono tutto nel primo stomaco, se si fermassero alla prima operazione, pur avendo ingurgitato tanto materiale, morirebbero di fame. Si siedono, ecco il silenzio, o se volete la bella immagine scritturistica, il rabbino e il discepolo seduto ai suoi piedi in ascolto, tirano fuori dal primo stomaco l'erba ingurgitata, la masticano piano piano. Cioè, ecco la riflessione, l'attenzione, il confronto con la nostra vita, la
mettono nel secondo stomaco, il risultato di questa masticazione, e allora quanto ingurgitato diventa nutrimento. Ecco, noi dovremmo mettere tante cose anche da questa mostra nel primo stomaco, però se rimane lì moriamo di fame. Ecco, la meditazione, l'attenzione, il farne il libero della nostra vita quotidiana. Io credo che dovremmo domandare che sulla volta della nostra parola ci sia messo nelle mani la croce, segno dell'amore di Dio fino al dono della vita, della Bibbia, la nostra Bibbia, consumata, sottolineata, come ce l'ha professoressa qualche volta, ore intere, per poter capire quanto dice a me della mia vita, ma la Bibbia è testo vivo. Se non lo fosse per me oggi, saremmo nell'archeologia, bello, ma non produce né gioia, né vita, né impegno per un futuro migliore come Chiesa e come comunità dei uomini. Io mi auguro che da questa mostra scatti un amore personale per la scrittura, un amore che ci renda ruminanti della parola di Dio. Grazie a tutti e buona visione della vita.